Buongiorno e benvenuti alla premiazione dei progetti vincitori dell'edizione 2021 di Think for Food, il progetto che attraverso l'Open Innovation mette in connessione le cooperative della filiera agroalimentare con start-up, ricercatori e studenti universitari con idee innovative per lo sviluppo sostenibile e per il raggiungimento di uno o più degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030. In questo momento ci troviamo nelle Serre dei Giardini Margherita, a Bologna. Uno spazio di rigenerazione urbana gestito dalla cooperativa Kilowatt. Proprio qui, 5 anni fa, ha preso il via Think for Food, con un workshop di coprogettazione che ha coinvolto i rappresentanti delle cooperative, dell'università, delle istituzioni e del mondo dell'innovazione. In questi anni, il progetto Think for Food ha selezionato decine di idee e progetti di giovani under 40 e li ha messi in connessione con le imprese cooperative. Oggi vi presenteremo i progetti che, nelle diverse categorie, hanno vinto l'edizione 2021 di Think for Food. Think for Food, lo ricordiamo, è un progetto di Legacoop Bologna, realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Bologna, con il supporto di Coop Reno e in collaborazione con Legacoop Agroalimentare, Legacoop Imola, Confcooperative Bologna, Almavico, Almacube, Innovacoop, Arter, Fondazione FICO, Impronta Etica e Future Food Institute. Prima di iniziare a presentare i progetti vincitori di quest'anno, capiamo insieme quali sono gli strumenti e i processi di Open Innovation utilizzati dai promotori del progetto per individuare e selezionare start-up, ricercatori e studenti con progetti innovativi per lo sviluppo sostenibile della filiera cooperativa agroalimentare. Ce lo spiega Piero Ingrosso, coordinatore di Think for Food e vicepresidente di Almavico, il centro universitario per la formazione e la promozione dell'impresa cooperativa, fondato da Legacoop Bologna e dall'Università di Bologna. La filiera cooperativa agroalimentare sta attraversando una fase di grandissime trasformazioni. Queste sono dovute principalmente a due fattori. Da un lato c'è l'impatto della pandemia che sta provocando radicali mutamenti in tutta la filiera, dalle produzioni agricole alla grande distribuzione, dal packaging all'industria della trasformazione, dalla ristorazione collettiva alla logistica. Dall'altro lato c'è un crescente impegno da parte delle imprese cooperative per sostenere lo sviluppo sostenibile come previsto dall'Agenda ONU 2030. Per affrontare queste trasformazioni, le imprese fanno sempre più frequentemente ricorso all'open innovation, l'innovazione aperta, un approccio strategico secondo il quale, per essere competitive e generare valore, le imprese devono aprirsi a idee che provengono dal di fuori della propria organizzazione, mettendosi in connessione con università, centri di ricerche e start-up. Think for Food è il progetto che applica strumenti e processi di Open Innovation alla filiera cooperativa agroalimentare e lo fa utilizzando 3 strumenti. Primo strumento è una Call for Talents che organizziamo insieme all'Università di Bologna ed è infatti rivolta a studenti, ricercatori e start-up che sono nate all'interno dell'Ateneo bolognese, con il fine di individuare idee innovative che possono essere di utilità per le imprese cooperative delle nostre filiere. Il secondo strumento è una Call for Ideas, stesso target, però più esteso a livello territoriale. Quindi non siamo solo a Bologna, ma siamo in tutta Italia e anche all'estero. Ogni anno aumentano i partecipanti che arrivano da altri contesti sul piano internazionale. Terzo e ultimo strumento è quello che noi chiamiamo la Think for Food Academy, ovvero un nuovo modello di formazione che abbiamo messo in campo con il supporto del Future Food Institute e anche con il contributo della FAO per consolidare le competenze delle imprese cooperative nell'ambito dell'innovazione e dello sviluppo sostenibile. Questi 3 strumenti, integrati insieme, hanno dato vita a un vero e proprio ecosistema dell'innovazione che con gli anni è andato crescendo. Giusto per dare qualche dato, quest'anno tra Call for Ideas e Call for Talents abbiamo avuto circa 100 di partecipanti tra studenti, start-up, ricercatori universitari. Per quanto riguarda la Think for Food Academy, un ciclo di webinar che abbiamo svolto in diversi mesi ha visto la partecipazione e il coinvolgimento di circa 200 figure professionali provenienti da diverse delle cooperative del territorio.
i dati di queste ultime edizioni ci convincono che bisogna proseguire in questa direzione, andare a far crescere ancora di più questo ecosistema dell'innovazione cooperativa, sia da una crescita sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, per facilitare, aumentare e intensificare le connessioni tra le imprese cooperative della filiera agroalimentare e start-up, ricercatori, studenti e network informali di innovatori che stanno lavorando su progetti per lo sviluppo sostenibile in campo agri-food. Scopriamo ora il primo dei progetti premiati nell'edizione di quest'anno di Think for Food. Si tratta di Adaptronics, che ha vinto il premio di 2.500 euro per la categoria ricercatori universitari e progetti di impresa spin-off della Call for Talents, promossa in collaborazione con l'Università di Bologna in occasione dello Startup Day. Il premio è stato assegnato al team del progetto Adaptronics, che nel campo del packaging agroalimentare sta sperimentando un nuovo scotch adesivo. Con un circuito elettronico stampato con inchiostri conduttori, ecosostenibili e biodegradabili. La tecnologia proposta dal team di Adaptronics è stata sviluppata negli anni grazie all'attività di ricerca presso il laboratorio SAIMA del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Bologna e di cui il prof. Rocco Vertecchi è responsabile scientifico. Questa tecnologia offre una soluzione unica di chiusura e tracciabilità della scatola, con la possibilità di monitorare le condizioni della merce, oltre ad un trasporto efficace grazie a sistemi di presa elettroadesivi. Adaptronics nasce come startup per creare dispositivi di presa elettroadesiva del packaging e uno scotch sensorizzato per renderlo più intelligente e quindi ottimizzare tutto il settore della logistica. Adaptronics crea dei dispositivi che controllano il principio fisico lo stesso di quando si struscia un palloncino sui capelli che rimane appiccicato, ossia l'elettroadesione. Con questo principio fisico noi riusciamo a creare dispositivi che riescono a prendere il pacco, riusciamo quindi a manipolarlo in maniera ottima e quindi vogliamo insomma ripensare un po' tutte le tecnologie per la manipolazione del pacco, senza utilizzare compressori per le prese a ventosa che sono ingombranti e pesanti e non li posso trasportare, e oppure gli elettromagneti che consumano molta energia e non li posso usare in robot che vanno ad esempio a batteria. Adaptronics inoltre, con lo scotch sensorizzato, crea una tecnologia che è biodegradabile, perché questi scotch che noi creiamo sono basati su carta, ossia sono scotch di carta con un'elettronica stampata a base organica, ossia a base carbonio, che posso riciclare. Quindi una volta che diciamo il pacco ha fatto la sua funzione di trasportare o di essere chiuso con questo nostro scotch, dopo aver letto le informazioni da questo scotch sensorizzato, posso buttarlo via nella carta e attivare anche strategie di economia circolare, in quanto leggendo le informazioni dal pacco che adesso è sensorizzato, posso sapere se posso riutilizzarlo o se lo posso mandare al macero. Adaptronics ha già iniziato il suo percorso per la sua fondazione e l'accreditamento come spin-off dell'Università di Bologna. Infatti stiamo lavorando sulla registrazione della proprietà intellettuale delle nostre tecnologie e soprattutto abbiamo già iniziato diversi percorsi e competizioni per presentare la nostra idea imprenditoriale, come ad esempio la Start Cup, dove adesso attualmente siamo in finale. Vogliamo arrivare entro fine anno ad aver registrato la nostra proprietà intellettuale per poter fondare e iniziare con i primi utilizzatori della nostra tecnologia a entrare nel mercato, in mercati che magari all'inizio saranno più di nicchia, ossia più specializzati, come ad esempio tutta la parte della robotica utilizzata nella consegna dell'ultimo miglio, ossia robot che possono essere droni o esoscheletri da dare ai fattorini per poter consegnare i pacchi, fino però ad arrivare a insediarci dentro tutta l'infrastruttura oggi utilizzata nel settore della logistica, ossia i corrieri o i più grandi marketplace che tutti conosciamo. Il progetto Think for Food, attraverso la sua Academy, prevede anche un supporto alle imprese cooperative che desiderano migliorare le proprie competenze nell'ambito dell'innovazione e dello sviluppo sostenibile. Proprio in questo ambito, un contributo prezioso arriva dall'e-learning center della FAO.
Per capire come funziona, sentiamo Cristina Petracchi, responsabile dell'e-learning academy della FAO. Salve a tutti, sono Cristina Petracchi e oggi volevo parlarvi un po' di quello che fa la FAO e-learning academy. Allora, prima di tutto, il nostro obiettivo principale è trasferire competenze, quindi noi tutto quello che facciamo è legato ai profili professionali che sono richiesti nel mondo di oggi e quindi tutte le attività, le iniziative e anche i corsi che sviluppiamo hanno tutti lo scopo di trasferire competenze specifiche. Diciamo che la parola che è veramente trasversale in tutte le nostre iniziative e in tutte le nostre attività è la sostenibilità. Oltre al fatto che tutte le tematiche che copriamo sono tutte allineate con ovviamente il framework delle Nazioni Unite per gli obiettivi di sviluppo sostenibile, ma in più la sostenibilità è veramente l'elemento comune, trasversale in tutti i nostri corsi. Volevo anche condividere con voi un'iniziativa che abbiamo organizzato insieme a Future Food Institute, che è la maratona globale di 24 ore per la sostenibilità. Siamo riusciti a mobilitare veramente diversi gruppi, quindi politici, ma anche rappresentanti di ONG, di governi, ma anche rappresentanti di popolazioni indigeni, entrepreneurs, giovani. Questo è un evento per cercare di non solo di sensibilizzare, ma anche di cercare di promuovere il più possibile il concetto di sostenibilità e soprattutto spiegare che in realtà ognuno di noi può fare qualcosa, abbiamo tutti una responsabilità. I temi dello sviluppo sostenibile su scala globale ci portano direttamente alla scoperta del progetto Raising of First Generation of Dairy Cows, che ha vinto il premio di 1000 euro per la categoria Idee emergenti per lo sviluppo sostenibile in Africa della Call for Talents di Think for Food. Il progetto prevede di allevare e selezionare mucche da latte in Nigeria, dove la bassa produzione di latte non basta a soddisfare i bisogni della comunità e dove si registrano ampi margini di crescita per lo sviluppo sostenibile della filiera lattiero-casearia. What we are proposing is an insemination using the sex semen, combination of cattle both from abroad and in Nigeria that will bring about increase in the production of milk. The problem here is that there is a desire for fresh milk and it's not available as we see in most places around the world because most of our cows are consumed as meat for food. So we have foreign companies in Nigeria who are into the whole process of processing milk. And it is only left for the rich farmers to have this kind of cattle we want to make available more in Nigeria. So those who have F1 generations keep it in their storage and then produce milk for the purpose of milk production or milk products like cheese and all that. But what we want to do is to make readily available this F1 generation of female cows so that people can come into our farm, buy these cows, take it to their business location and produce more milk. That is the first stage of our business, to focus on making readily available F-filler generation of female cows. While I was pondering on an idea during the startup program at the University of Bologna this year, I thought of something that will fit in to the need of Nigeria. This is something that will be useful to the society in Nigeria at this time. And again, if you look at the current discussions and arguments and topics that are going around the air in Nigeria, agriculture is one of them, and it's something that improvement is sorted after as regards the future of Nigeria economy. So I saw it as an opportunity. What I will need for the development of this business for the future will be in twofold.
The first is the expertise, which the university is already giving to us presently within this summer, the PDAI program that we are having presently, to teach us on how to develop our business and be able to present it to investors. And after this experience is done, working with my team, Jessica and the others, we'll get to the stage where investors come in. So we need the expertise and also the financial support from investors within Europe and wherever they come from. L'attenzione per innovazione e sviluppo sostenibile è un tema di scala globale, che però deve essere ben radicato sul territorio. Per questo siamo andati a Castel Guelfo, alle porte di Bologna, per vedere in anteprima dove nascerà il nuovo centro direzionale di Copreno, che avrà uno spazio dedicato all'innovazione e alla sostenibilità. Ne abbiamo parlato con Andrea Mascherini, presidente di Copreno. Per noi di Copreno l'innovazione è stata soprattutto in questi anni un volano per la nostra crescita. Questa nostra voglia di crescere, di interpretare anche il futuro, si è manifestata circa un anno fa, quando abbiamo deciso di ripensare a una nostra casa dove continuare a fare questa crescita. E la casa si è trasformata in un progetto concreto grazie a un concorso di idee a cui hanno partecipato diversi studi nazionali e anche internazionali, e che ha visto vincere un progetto che per noi è stato anche dal punto di vista simbolico davvero molto accattivante, che è quello di Politecnica e di Fabbrica, che insieme hanno collaborato per fare un progetto che aveva anche nelle sembianze e nella forma quella di una pianta. Una pianta, per chi lavora anche nel mondo cooperativo, è anche un forte simbolo, perché è radicata sul territorio, ma è anche con le piante e con le foglie e con i fiori un modo per rappresentare la propria crescita. Abbiamo costruito e progettato diverse foglie e diverse fiori di questa pianta. Ci sono gli uffici, ma ci sarà un auditorium che potrà contenere fino a 280 posti, che quindi potrà servire sia per le attività di convenistica, ma anche quelle teatrali, musicali, dando spazio a quelle associazioni, quelle realtà del territorio che, nonostante un anno e mezzo molto difficile, sono ancora vivi e hanno voglia di tornare a crescere. Dall'altro c'è un centro di ricerca, è una foglia particolare perché avrà al piano terra uno spazio famiglia con una piccola scuola che gestirà comunque delle attività da 0 a 14 anni, e poi avrà il suo fulcro in questo centro che per noi rappresenta un'opportunità per tutte quella filiera agroalimentare che non ha tanti spazi per ritrovarsi insieme a progettare e provare attività per il futuro. Il centro di ricerca nasce, se volete, anche da quelle che sono le condizioni primarie con cui si è sviluppato in questi anni il progetto Think for Food. Think for Food ci ha visto molto partecipi in questi anni come Copreno, perché abbiamo premiato alcune realtà del nostro territorio che hanno proposto delle idee davvero molto innovative, proprio legate alla filiera del cibo e dell'agroalimentare in generale. Quindi il nostro centro direzionale, questo progetto che sta nascendo, ha anche un po' nelle sue DNA le origini con cui Think for Food si è sviluppato in questi anni. Anzi, speriamo e auspichiamo che possa diventare sempre di più, anche per realtà allargate oltre al progetto di Think for Food, un luogo davvero di confronto e di innovazione. Restiamo in tema di innovazione ed economia circolare per presentare il progetto che ha vinto il premio di 1.500 euro riservato alla categoria Idee Emergenti per Food, Agriculture ed Environment della Call for Talents. Stiamo parlando di Fertiroc, che sta sperimentando un nuovo substrato di coltivazione ottenuto in gran parte dalla lavorazione della lana di roccia esausta proveniente da aziende agricole che utilizzano questa matrice per coltivare ortaggi.
Fertiroc propone una valida alternativa ai substrati a base di torba, materiale non sostenibile e sempre più difficile da reperire, garantendo nello stesso tempo alte performance agronomiche e riciclando la lana di roccia. Fertiroc vuole essere un nuovo substrato di coltura per piante in vaso ottenuto dalla rigenerazione della lana di roccia esausta. Praticamente abbiamo recuperato questo materiale e attraverso un processo di disgregazione delle fibre e riassembramento delle stesse fibre si è ottenuto un materiale che può essere il sostituto dei terricci che impieghiamo anche quotidianamente per la produzione di piante ornamentali, quindi del geranio che abbiamo sul balcone, della petunia, del rosmarino, quindi nel settore del vivaismo, quindi nelle aziende agricole che coltivano e producono queste piante, che utilizzano attualmente nella gran parte dei casi un substrato, quindi un terriccio a base di torba. Che cos'è la torba? La torba è un materiale organico non rinnovabile che viene estratto dalle cosiddette appunto torbiere, che sono dislocate nei paesi del nord Europa e viene trasportato su gomma fino all'Italia, quindi con un impatto sia di costi di trasporto ma anche ambientali. Quindi Fertiroc è in grado di sostituire l'utilizzo di questo terriccio a base di torba e quindi produrre piante con gli stessi standard qualitativi, non impiegando però la torba. Quindi i benefici sono sicuramente due: da una parte il non utilizzo della torba e dall'altro anche rende possibile il recupero e il riciclaggio delle lastre di lana di roccia che vengono utilizzate dalle aziende agricole per la produzione di ortaggi. Infatti attualmente la lana di roccia viene impiegata nel settore dell'orticoltura, quindi delle aziende che producono ortaggi, pomodori, melanzane, zucchine e via dicendo, con tecniche idroponiche. Quindi in pratica le piante sviluppano le proprie radici su questo materiale, che è appunto un materiale fibroso, che è la lana di roccia. Alla fine della coltivazione di questi ortaggi, però, queste lastre di lana di roccia che fungono da substrati devono essere smaltite e divengono per l'appunto un rifiuto. Fertiroc è stato testato a livello personale su piante ornamentali arbustive con risultati positivi ed equiparabili, se non superiori, a quelli del comune terriccio che viene impiegato attualmente. Quindi sicuramente i prossimi step dovrebbero essere orientati a validare e confermare questi risultati con prove agronomiche, scientifiche, ma allo stesso tempo anche attraverso prove in laboratorio per quantificare le proprietà chimiche e fisiche del mio substrato ed equipararle quindi a quelle della torba e indagare eventuali elementi positivi o eventuali difficoltà che dovranno essere implementate. Qualora appunto i risultati sperimentali confermassero quelli ottenuti a livello personale, potrebbe diventare un'impresa, in quanto il riutilizzo della lana di roccia sarebbe un aspetto positivo a livello economico sia per le aziende florovivaistiche che utilizzano i terricci e allo stesso tempo anche un aspetto positivo a livello economico per le aziende orticole che riuscirebbero a smaltire agevolmente le lastre di lana di roccia. Il progetto Think for Food punta a facilitare le connessioni tra giovani e imprese cooperative per lo sviluppo sostenibile. Alla base di queste connessioni c'è il principio di intergenerazionalità, che è da sempre nel DNA della cooperazione. Ce ne parla la presidente di LegaCoop Bologna, Rita Ghedini. Siamo alla quinta edizione di Think for Food, che per noi è uno degli strumenti più importanti per dare attuazione al principio dell'intergenerazionalità cooperativa. Rivolgiamo le nostre proposte, le nostre sfide ai giovani studenti, ai giovani ricercatori, ai giovani start-upper, perché riteniamo che da loro possano venire le idee, le sollecitazioni migliori per innovare i processi e i prodotti all'interno della filiera agroalimentare. Una filiera in cui la cooperazione è presente in tutti gli anelli della catena e in cui può quindi realizzare un impatto estremamente significativo nel trasformare le direzioni
azioni di sviluppo verso un equilibrio più sostenibile dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista ambientale. La filiera agroalimentare ha infatti un impatto molto rilevante sui sistemi ambientali, sulle emissioni di CO2 in atmosfera, sulla qualità dei suoli, sulla tenuta del territorio, sulla mitigazione degli eventi climatici ad alto impatto. Queste stesse dimensioni a loro volta impattano fortemente l'agricoltura, la produzione alimentare, la produzione del cibo e infine la produzione di un cibo di qualità ha in sé gli elementi di salute, benessere, qualità della vita, ma anche di qualità del lavoro, di tutela dei diritti, di promozione del benessere delle persone a 360 gradi e perciò investendo nell'innovazione della filiera agroalimentare e coinvolgendo i giovani che cerchiamo di garantire un futuro migliore per loro. Tecnologie innovative per l'agricoltura verticale, capaci di portare la natura in ogni spazio costruito, consumando poca acqua, senza l'uso di pesticidi e utilizzando materiali riciclati o riciclabili. L'obiettivo è quello di garantire a chiunque l'accesso a cibi sani in ufficio, a casa, in futuro, non molto lontano, anche negli spazi comuni urbani, come i corridoi delle metropolitane. Sono queste le soluzioni di urban farming proposte da Exagro, una startup con base a Milano ma con un orizzonte di sostenibilità che abbraccia tutto il mondo. Exagro ha un'azienda sorella in Colombia, la Exagro Siembra Vertical Social, verso cui trasferisce conoscenze tecniche, dati, tecnologie per permettere anche agli agricoltori dei paesi in via di sviluppo di utilizzare le migliori tecnologie. Per queste sue caratteristiche innovative e sostenibili, il progetto Exagro ha vinto il premio Startup della Call for Ideas 2021 di Think for Food, un riconoscimento promosso in collaborazione con il We Make Future, il festival sull'innovazione digitale e sociale. Siamo una startup innovativa basata a Milano che sviluppa tecnologie di agricoltura verticale. Nasciamo col desiderio di poter produrre cibo sostenibilmente senza l'utilizzo di pesticidi chimici e soprattutto facendolo in una maniera che sia resistente ai prossimi decenni e centenni di climate change, quindi di cambiamenti climatici. Grazie alla nostra tecnologia ogni luogo può diventare produttivo e quindi trasformarsi in una vertical farm, in una urban farm. Grazie alla nostra tecnologia riusciamo a risparmiare fino al 98% di acqua rispetto all'agricoltura tradizionale, avendo dei prodotti molto più sani e soprattutto a chilometro zero, o meglio a metro zero. Ad oggi abbiamo due linee di prodotti, abbiamo il Living Farming Tree che è un sistema IoT automatizzato per gli spazi commerciali, lavoriamo tanto con gli uffici e gli hotel, e poi Poti invece che è un sistema più semplificato fatto per portare l'agricoltura verticale anche a casa di tutti noi, quindi sui terrazzi, sui piccoli balconi per portare un po' di verde, una riconnessione con la natura anche in questi spazi. La nostra tecnologia, il nostro know-how viene trasferita all'interno di progetti sociali come Insiembra Vertical, che è un nostro spin-off in Colombia, dove per ogni poti che vendiamo nel mondo occidentale ne installiamo uno in più attraverso fondazioni in Colombia per supportare i piccoli agricoltori che stanno avendo grandi problemi con il climate change. E per noi urban farming non è solo essere sostenibile a livello di efficienza di coltivazione, di risparmio dell'acqua e di energia nel nostro paese dove viene coltivato, dove viene utilizzata la nostra tecnologia primaria, ma è anche quello poi di poter far sì che tutti veramente riescano ad accedere a queste tecnologie, anche in paesi dove chiaramente questo sviluppo tecnologico ancora non è tanto sviluppato come da noi. Scopriamo ora chi ha vinto il primo premio dell'edizione 2021 della Call for Ideas di Think for Food.
Si tratta della dottoressa Giulia Menichetti, Senior Scientist al Network Science Institute e presso il Dipartimento di Medicina di Harvard, dove coordina il progetto Foodoma, che mira a mappare tutti i componenti chimici del cibo che consumiamo e a predire il loro impatto sulla nostra salute. Giulia Menichetti è nata a Ravenna nel 1986, laureata in fisica a Bologna nel 2011 e ha conseguito nel 2015 un dottorato in fisica statistica e computazionale con applicazioni biomediche. Si è aggiudicata il primo premio grazie alla presentazione del progetto The Food Processing F-Pro, che ci presenta in questo video. Salve, mi chiamo Giulia Menichetti e sono un fisico italiano che coordina un progetto chiamato Foodoma, una collaborazione fra l'Università di Harvard e la Northeastern University, che ha l'obiettivo di mappare le centinaia di migliaia di componenti chimiche nel nostro cibo e capire come influenzano la nostra salute. Oggi vi parlerò di uno dei nostri ultimi lavori, ovvero F-Pro, un algoritmo di machine learning che misura quanto è processato il nostro cibo. Prima di tutto, perché facciamo questo? Nonostante negli ultimi decenni per curare le malattie ci siamo concentrati soprattutto sulla genetica, le malattie che veramente uccidono più persone, come quelle cardiovascolari, hanno una limitata componente genetica e una grossa dipendenza dalla dieta. I nostri studi preliminari hanno mostrato che, nonostante la dieta abbia un ruolo così dominante nella nostra salute, sappiamo veramente poco delle componenti chimiche nel nostro cibo, che ad esempio interagiscono con le nostre proteine, con la nostra flora batterica e modulano l'efficacia dei nostri farmaci. Abbiamo chiamato materia oscura del cibo tutte le componenti chimiche presenti nella nostra dieta, ma mai analizzate negli studi di epidemiologia. Siamo partiti con circa 26.000 componenti chimiche ed ora siamo a più di 160.000. Studiando la complessità chimica del nostro cibo, possiamo osservare come la cucina e i vari processi industriali alterano gli ingredienti naturali ed inoltre aggiungono specie chimiche aliene alla nostra dieta originaria. Nelle nostre ricerche abbiamo osservato come il consumo di cibo ultraprocessato, piuttosto che una dieta vegetariana o una dieta onnivora, correli con l'insorgere delle malattie. Il cibo ultraprocessato è di quanto più lontano possiamo mangiare rispetto alla dieta dei nostri antenati ed è caratterizzato da additivi come coloranti, aromi artificiali ed emulsionanti. Secondo le stime di esperti nutrizionisti, negli Stati Uniti circa il 55,5% delle calorie consumate deriva da cibi ultraprocessati. In Italia la percentuale scende a un 17,3% per gli adulti ed un 25,9% per i bambini. Perché questo ci interessa? Beh, in recenti studi fatti in Francia, ad un aumento del 10% nella porzione di cibi ultraprocessati corrisponde un aumento del 12% nel rischio di cancro, del 21% del rischio di depressione, del 12% nel rischio di malattie cardiovascolari e infine un 15% per il diabete di tipo 2 e un 11% per il rischio di essere sovrappeso o essere obesi. In particolare quest'ultima parte interessa l'Italia. E perché? Perché secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Salute nel 2016 l'Italia era al 12° posto nel mondo dopo gli Stati Uniti d'America per prevalenza di bambini sovrappeso e prima in Europa con un 42%. Questo correla con un progressivo distacco degli italiani ed in particolare della dieta dei bambini dalla classica dieta mediterranea, in parte a seguito della crisi economica del 2009, dove i prezzi di pasta e carboidrati raffinati sono rimasti più bassi rispetto a frutta, verdura, carni magre e pesce fresco. Per questo, per quanto ci sia ancora un certo divario con gli Stati Uniti d'America, i dati mostrano che ci stiamo sempre più avvicinando alle loro abitudini alimentari. Visto che quando processiamo il cibo alteriamo in maniera riproducibile le sue componenti chimiche rispetto alle caratteristiche originali degli ingredienti naturali, abbiamo pensato di creare un algoritmo di machine learning che tramite l'ispezione delle componenti chimiche riprodotte nelle tabelle nutrizionali su tutte le confezioni della nostra catena alimentare è capace di determinare quanto un cibo è processato, partendo da 0, dove troviamo gli ingredienti naturali freschi, fino ad arrivare a 1, dove troviamo i cibi e gli ingredienti più processati ed alterati. Abbiamo chiamato questo score F-Pro. Ad esempio, se ordiniamo un campione della catena alimentare americana a seconda di quanto è stato processato, quindi a seconda del valore di F-Pro, vediamo come un ingrediente come la cipolla può essere progressivamente alterato. Partiamo vicino a 0 con la cipolla cruda, per poi arrivare alla cipolla bollita da ingrediente fresco, alla cipolla bollita da ingrediente surgelato, alla cipolla fritta con margarina, che è un grasso industriale, e
Ed infine troviamo gli anelli di cipolla da ingrediente fresco e da ingrediente surgelato. La bellezza del machine learning è che una volta allenato l'algoritmo puoi facilmente classificare una grande quantità di dati. Abbiamo esteso il nostro studio a 3 catene di supermercati americane, Whole Foods, Target e Walmart, collezionando tabelle nutrizionali e liste di ingredienti per più di 50.000 prodotti. Abbiamo chiamato questo database GroceryDB ed attualmente stiamo sviluppando una piattaforma online su foodies.tech e un'app. I goal di questa iniziativa sono molteplici. In primis possiamo assistere i vari ministeri della salute nel testare quantitativamente differenti scenari di intervento sulla catena alimentare con l'idea di ridurre le spese del sistema sanitario nazionale. Possiamo poi anche aiutare i consumatori a scegliere la versione meno processata dei cibi che consumano, alterando in maniera limitata la loro dieta. Ed infine possiamo monitorare l'offerta delle diverse catene di supermercati, definire standard di qualità e promuovere una politica di trasparenza riguardo la composizione del nostro cibo. Come vedete, per un campione di 50 tipi diversi di cereali, riportiamo le calorie, riportiamo lo zucchero, visualizziamo l'immagine della confezione, se disponibile, riportiamo il prezzo e anche dove questo prodotto può essere comprato. In questo caso, per esempio, il prodotto può essere comprato da Whole Foods. E ordiniamo i cereali da meno processati a più processati, come potete visualizzare con la barra che progressivamente va da verde a rossa. Nei prossimi mesi lanceremo la nostra dashboard su foodies.tech ed il mio sogno è di estendere questa analisi all'Europa ed in particolare all'Italia. Trovate tutte le informazioni legate al nostro algoritmo e a come il cibo ultraprocessato influenza la nostra salute nel preprint qui sotto e attualmente in review con la rivista Nature. Vi ringrazio per l'attenzione e state attenti a quello che mangiate. Siamo arrivati alla conclusione di questo evento dedicato alla presentazione dei progetti vincitori di Think for Food 2021. Dopo aver lasciato la parola ai vincitori delle diverse categorie e ai partner che hanno contribuito alla realizzazione di questa edizione, vi lasciamo con un breve estratto dell'intervista fatta a Maurizio Martina della FAO. Buona visione! Ci vuole una grande agenzia multilaterale internazionale che ogni giorno lavori sui temi dello sviluppo rurale, accompagnando le comunità locali, gli stati, i soggetti non statali ovunque nel mondo a lavorare insieme proprio sulle politiche di sviluppo agricolo. Noi facciamo questo ad ogni latitudine, penso che sia un ruolo strategico soprattutto in questo momento. Tutte le politiche di massima sostenibilità dei modelli agricoli, cerchiamo di implementarle proprio nell'ottica di essere protagonisti del cambiamento necessario per una sostenibilità integrale dello sviluppo e per rispondere agli obiettivi che anche COP26 tra poco a Glasgow si dovrà dare. E purtroppo dal 2014 i numeri della malnutrizione sul pianeta sono aumentati e la pandemia ha ulteriormente strappato questa situazione. Pensate che in un solo anno e mezzo più di 160 milioni si sono aggiunti ai 700 milioni di persone che già prima della pandemia stavano purtroppo nell'area della malnutrizione. Si ripropone una grande frattura nord e sud. In alcuni contesti si cerca, tra virgolette, di determinare un cambiamento magari laddove da sole le autorità locali non ce la fanno. È un lavoro difficile ma necessario. Qualcuno nel mondo che tutti i giorni si impegni su questo fronte ci deve essere. Il tema vero è rendersi conto che la tecnologia è un mezzo, non è un fine. La tecnologia serve ma non basta. Bisogna anche sapere costruire un'innovazione sociale accanto all'innovazione tecnologica. Ma noi stiamo lavorando moltissimo con la presidenza italiana del G20, in questi mesi abbiamo fatto tanto e naturalmente ci stiamo preparando al vertice finale dei capi di Stato e di Governo di fine ottobre e poi abbiamo da lavorare ogni giorno oltre gli eventi, in particolare su alcuni strumenti che abbiamo costruito proprio per favorire le partnership degli stati e dei soggetti non statali sui grandi temi della sicurezza alimentare. Penso qui in particolare al progetto della Food Coalition che ha voluto fortemente l'Italia e che la FAO oggi sta costruendo. Thank you.